Se sei di sinistra, puoi dire quello che vuoi anche nella televisione pubblica perché tanto nessuno ti dirà nulla. Buongiorno amici. Allora, hanno dimostrato ancora una volta di essere e di poter fare tutto quello che credono in televisione. Esattamente come ha fatto Fabio Fazio con Lady Gaga nei giorni scorsi sulla TV pubblica pagata da noi. Un vero e proprio comizio a favore del DDL Zan, un DDL che legittimamente e democraticamente è stato bocciato in Parlamento, peraltro, caro Fazio, dalla tua sinistra. Sai che in Italia qualche settimana fa hanno purtroppo fermato una legge importante contro l'omotransfobia? Volevo dire una cosa alla comunità LGBTQ+ qui in Italia. Dobbiamo gridare al disastro. You deserve to be protected at all Voi costs, dovete invece essere protetti a tutti i costi, like every human come on earth. tutti gli esseri umani che vivono su questa terra. Certainly Ma I la will cosa speak ancora up. più importante, cercherò di lottare per voi. Oppure puoi insultare liberamente Matteo Salvini come fa Saviano sulla 7. Ascoltate. Viene solo da dire bastardi, come avete potuto, a Meloni, a Salvini, bastardi. Chiaramente nessuno ha detto nulla. Oppure, se sei Lily Gruber, puoi salire su un palco qualunque e denigrare Mario Giordano, un tuo collega, prendendolo pure in giro per la sua voce. Body shaming? Ritenete Mario Giordano un vostro collega? Se faccio un verso, sai chi è questo Giordano? No. Per me, Mario Giordano non è un collega. Avete sentito? Ma come? Proprio lei, la paladina del politicamente corretto. Pensate, se le stesse cose le avesse espresse un giornalista, un politico, un commentatore dell'area del centrodestra. Beh, mamma mia, sarebbe finito come Giordano Bruno. Oppure come Alfonso Signorini. Sì, perché Alfonso Signorini si è permesso in una TV privata di dire una cosa che pensa, sulla quale si può essere d'accordo o in disaccordo, ma questo lasciamolo perdere, ma assolutamente legittima. È un suo pensiero. Sentite. Diventerà di Ma tanto noi siamo contrari interesse all'aborto a me. in ogni Sì, meglio sua alta. forma, tra l'altro, quindi anche Esatto. quello dei cani. Non... Ora, Signorini è stato letteralmente massacrato perché ha espresso una sua idea, sulla quale io non entro. Massacrato. L'intelligenza di sinistra e questo mainstream lo hanno letteralmente distrutto. Ora non so se si sentirà costretto a chiedere scusa, a fare passi indietro. Se sei di sinistra, puoi offendere, denigrare, fare propaganda politica sulla TV di Stato, pagata da noi, e nessuno ti dice nulla, tranne io. Se invece hai delle idee, dei valori di centrodestra, beh, occhio, perché la censura mediatica è alle tue spalle.